Ciao a tutti e benvenuti a Sgananzium. Lo ammetto, sono stato un po' assente in quest'ultimo periodo, complici soprattutto degli impegni lavorativi che mi hanno portato appunto a stare leggermente più lontano del solito per quanto riguarda il canale, la frequenza dei video e delle recensioni. Ma non temete, perché comunque, nonostante abbia una coda di titoli da recensire che si sta via via allungando sempre di più, in realtà conto di magari accelerare un pochino nelle prossime settimane, insomma di cominciare a recuperare un po' di più e cercare di rimettermi al passo. Vi chiedo solo di portare un po' di pazienza in questo periodo, ma purtroppo non riesco a regolarmi sempre al meglio per quanto riguarda appunto gli impegni del canale e quelli lavorativi. Ma tornando al titolo di oggi, devo dire che è uno di quelli che meglio si adatta alla definizione l'abito non fa il monaco o un libro non si giudica dalla copertina. Perché questo gioco, dal tema trattato, dalla grafica e dalla qualità dei materiali, mi aspettavo fosse un titolo alla Arkham Horror o alla Eldritch Horror, insomma un bel cooperativo di quelli belli cerebrali, belli tosti da giocare. Ma non è proprio questa la categoria del gioco, è un'altra, e seguitemi e vediamo di quale si tratta. E vi sto parlando de Le Montagne della Follia, un gioco da 3 a 5 giocatori della durata indicativa di circa 60 minuti. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare la casa editrice Manca l'Amaro che mi ha fornito questa copia per potervene parlare. È il 1931 e i giocatori vestono i panni di un gruppo di scienziati in spedizione in Antartide per portare alla luce i resti di un'antica città. Ma quello che non sanno è che la loro sanità mentale verrà messa a dura prova e collaborando dovranno cercare di recuperare più reliquie possibili prima di fare il ritorno a casa. Il tabellone di gioco rappresenta la montagna la cui sommità ospita la città e durante il setup vi vengono posizionate le carte ferita, equipaggiamento arcano, reliquie, le tessere incontro costa, montagna, città, vita della follia e fuga da piazzare sui relativi spazi, la clessidra e le carte follia divise in mazzi di valore da 1 a 3. Nell'area comune trova spazio la plancia slitta con i gettoni leader, il dado penalità, i gettoni reliquia e l'aeroplano, mentre ogni giocatore riceve una plancia uguale per tutti e un numero di carte equipaggiamento e follia di livello 1 in base al numero dei giocatori. La partita si svolge in una serie di turni simili tra loro, così strutturati. Il primo giocatore, chiamato leader, decide, dopo essersi consultato con gli altri, quale direzione deve prendere la spedizione. All'inizio è possibile posizionare l'aeroplano solo in una delle tessere costa inferiori, ma successivamente è possibile spostarsi in una qualsiasi tessera adiacente a quella di partenza. Gli spazi incontro richiedono di superare delle prove, che possono essere prestampate o sul retro della tessera incontro, che va rivelata una volta raggiunta. Ha luogo quindi la fase incontro. Viene fatta partire la clessidra e da quel momento il gruppo deve cercare di soddisfare, entro il tempo della clessidra, circa 30 secondi, la richiesta di carta indicata nelle prove. Il mazzo di carte equipaggiamento, infatti, è composto da carte nei quattro tipi, casse, armi, attrezzi e libri, in valori da 2 a 6. Dialogando e collaborando, i giocatori devono accordarsi su che carte giocare tra quelle della propria mano, posizionando coperte sull'apposita plancia slitta le carte equipaggiamento scelte con i simboli richiesti dalle prove. Ogni prova, per essere superata, richiede che la somma delle carte dello stesso tipo giocate sia esattamente quella richiesta dalla sfida, che può essere una cifra precisa o un range numerico. Possono anche essere posizionate carte ferita, che però vedremo più avanti. Una volta posizionata la prima carta, però, tutte le comunicazioni devono immediatamente interrompersi. Ma quindi vi sembra giustamente tutto abbastanza facile, giusto? Ed è qui che entrano in gioco le carte follia. Durante questa fase, infatti, le carte follia, segrete per ogni giocatore, si attivano, ponendo dei limiti o delle condizioni particolari al giocatore che le possiede, come poter parlare solo se si verificano determinate condizioni, dover fare obbligatoriamente delle azioni fastidiose per tutto il tempo, non poter usare determinate parole, eccetera. Tutto questo ovviamente complica molto la comunicazione tra i giocatori e non è possibile in nessun caso dire se quello che si sta facendo è frutto o meno della carta follia. Segue la fase di soluzione, dove si verifica se le carte giocate soddisfano i requisiti delle sfide. Se almeno una sfida è superata, il leader assegna ad un giocatore a sua scelta, anche se stesso, la ricompensa indicata dalla tessera, il quale inoltre pesca una carta follia di livello successivo a quella già in possesso, che va quindi sostituita. Le ricompense permettono di rimettere nel mazzo carte ferita, guadagnare gettoni leader, acquisire un equipaggiamento di valore 10, poter sbirciare delle tessere ancora coperte e naturalmente guadagnare le reliquie necessarie per vincere la partita, ma che portano ulteriori problemi al gruppo, come negare determinate attività a quel giocatore.
Per ogni sfida fallita, invece, il leader decide se il giocatore da lui scelto deve pescare una carta follia. Se è già al livello 3 non può scegliere questa opzione, o in alternativa tirare il dado penalità, che infligge carte ferita, oppure obbliga a scartare gettoni leader, o ancora carte dal mazzo di pesca, secondo le modalità riportate nel manuale. Segue quindi la fase di pesca, dove ogni giocatore riporta la propria mano di carte al limite. L'ultima fase, opzionale, permette al leader, al costo di un gettone leader eliminato dalla partita, di muovere tutti i gettoni dagli scarti alla slitta e rimescolare gli scarti nel mazzo delle carte equipaggiamento. Importante precisare che durante ogni fase il leader può decidere di utilizzare i gettoni leader per portare vantaggio al gruppo, come far ignorare ad un giocatore la propria carta follia, avviare una seconda fase incontro, eccetera. I poteri attivabili con i gettoni sono tutti riportati sulla scheda riassuntiva del giocatore. Quindi un turno finisce e il leader diventa il giocatore alla sinistra di quello attuale. Nel momento in cui l'aeroplano raggiunge la vetta, da quel momento può imboccare solo la via di fuga. La partita termina in diversi modi. È persa se viene eliminato dalla partita l'ultimo gettone leader o non ci sono più carte ferite da pescare. Se l'aeroplano alla fine del turno è sulla terza tessera fuga e sono state raccolte durante la partita un numero di carte reliquia pari o superiori alle carte ferite nel mazzo equipaggiamento, i giocatori vincono la partita. In caso contrario, la perdono. Le Montagne della Follia è un gioco che si pone esattamente in mezzo tra un cooperativo medio-leggero e il party game più cacciarone, nel tentativo di divertire sia utilizzando la materia grigia sia dando luogo a situazioni esilaranti. E secondo me ci riesce piuttosto bene, non si finisce a fare gli scemi per il solo fine di strappare una risata, perché le situazioni portate in campo dalle carte follia servono proprio a rendere difficile una meccanica di risoluzione altrimenti piuttosto banale e sempliciotta, oltre che già vista. Il bello del gioco è appunto essere messi in difficoltà o ritrovarsi spiazzati ad eseguire azioni tutto sommato abbastanza semplici, ma rese appunto complesse e complicate dalla follia di turno, e vi ritroverete con un tavolo molto cacciarone, farete molta confusione al tavolo, quindi occhio, perché se vi trovate per esempio in una ludoteca, in un'associazione, insomma avete altri giocatori che stanno giocando ad altro vicino a voi, potrebbero non prenderla così bene come invece ve la state vivendo bene voi. E la durata di una partita mi è sembrata assolutamente congrua con la tipologia di gioco. Forse il fianco lo mostra proprio nelle carte follia. Se è vero che con il passare delle partite l'affiatamento e la sincronia tra i giocatori andranno ad affinarsi, è anche vero che cominceranno a girare carte follia già viste, togliendo l'effetto a sorpresa e i primi inspiegabili comportamenti strani dei propri compagni di sventura. Il bello di queste carte è infatti il non sapere se quello che sta facendo il giocatore è voluto o se è obbligato dalla carta follia, senza contare che è disponibile anche una modalità difficile dove le follie vanno ad aggiungersi invece di sostituirsi. Tutto questo chiaramente tenderà a portare un bel po' di caos nei 30 secondi a disposizione dei giocatori per portare appunto a termine la missione e scegliere le carte da giocare. E in questo aspetto mi ha ricordato altri giochi come per esempio Voodoo. E forse anche per questo, secondo me, è un gioco che rende il meglio nel suo massimo numero di giocatori, ovvero 5. Se il tema della follia è quindi in qualche modo piuttosto riuscito, anche se in chiave goliardica, quello legato a Lovecraft devo dire che mi è sembrato piuttosto annacquato. Non traspare alcun elemento orrorifico spaventoso e questo potrebbe far storcere il naso a chi da questo gioco si aspettava un approccio decisamente più serio, misurato e un legame profondo con il racconto del solitario di Providence. Parlando di materiali, come non citare le fantastiche illustrazioni di Coimbra, per me è assolutamente sinonimo di qualità in un gioco da tavolo, ma anche dei materiali fisici veri e propri come le chips da poker, come segnalini, l'aeroplano, la clessidra e il pratico inserto per poter appunto riporre i materiali di gioco dopo la partita. Altro difetto, ma questa volta da imputare alla versione italiana, alcune incongruenze tra i termini utilizzati tra manuale, tessere e carte che possono portare un po' di confusione durante la prima partita. Come ovvio aspettarsi, questo titolo necessita di giocatori disposti a mettersi in gioco e a fare cose buffe e strane mantenendo una poker face di tutto rispetto. Ricordo che è vietato parlare della propria carta follia, ma una volta superato questo scoglio si rivelerà un gioco assolutamente divertente e meritevole di più partite, soprattutto quelle di chiusura serata dove si cerca un gioco con un bell'indice di sfida, ma non troppo lungo, ma neanche breve come un filler, con annessa una sana dose di risate prima di salutarsi. E finisce anche questa puntata di Sganantium. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che sotto questo video come al solito trovate tutti i link a Facebook, Twitter, i social e bla 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 bla. Vi ricordo anche di partecipare magari alla discussione, farmi presente se magari avete giocato questo gioco, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, insomma innescare la solita discussione costruttiva. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!